cacao e cocco. Oh. Si chiama mukbang. Perché esalta i sapori. Beh, perfetto! Ha fatto la crosticina fuori. Strepitosa. Plum cake che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, ovviamente non poteva mancare la torta di cachi. Sfrutterò il connubio perfetto che ho scoperto tra cacao e cocco, che è una combinazione strepitosa, e quindi faremo una torta di cachi e cocco. Yes. Quindi, qui abbiamo giusto un pochino di cachi, quelle che abbiamo raccolto dal mio orto, e inizio raccogliendo la polpa. Nulla deve andare sprecato. Ho raccolto 250 grammi di polpa di cacao e adesso la frullo per bene per rendere tutto omogeneo. E il frullatore non va. Ottimo. Più o meno. Se avete un frullatore un po' migliore, ma usatelo. A questo composto adesso aggiungiamo gli altri ingredienti liquidi. Quindi, un uovo. Io ragazzi, non ce la posso fare a rompere le uova. Uovo. No gusci, grazie. Ok. Poi, questo rimasuglio di albume. Peso perché voglio scrivervi la ricetta, ma in realtà me la sto inventando sul momento. Anzi, me la devo scrivere. Gli oil appena non funziona. Poi, aggiungiamo del latte. Io questo qua di soia. Diamo una bella frullatina. Qui a Padova, ragazzi, ho la frusta elettrica. Così non mi devo spaccare le braccia. Ok. Adesso aggiungiamo un pizzico di sale, che me l'ero dimenticato. Io utilizzo sempre il sale nelle preparazioni dolci perché esalta i sapori. Non troppo, sennò diventa salato. Adesso si passa agli ingredienti solidi. 100 grammi di farina di cocco, 100 grammi di farina di avena e finiamo con 50 grammi di cocco rapé. Cocco rapé e farina di cocco sono due cose diverse. Il cocco rapé è questo qua in scaglie, mentre la farina di cocco è quella di prima, che è quella impalpabile, che è proprio farina farina. Tadam! Basta, direi che è abbastanza cocconattosa, no? No, sì. E ora al forno è tutto. Aggiungo piano piano dell'acqua. Ehi, donna creativa, puoi andare a comprare il limone dopo? Sì, sì, nel pomeriggio, anche se io ho da fare, ti fai... Donna creativa. Sto torta di cachi e cocco. C'è un profumo. Aspetta. Ok. E adesso finisco aggiungendo la bustina di idrolitina, una intera, nell'acqua, che come vedete è già partita e la incorporo. Continuo ad aggiungere acqua finché non raggiungo una consistenza come questa. Non vi dico quanta acqua perché dipende dal tipo di farina che utilizzate, soprattutto se non utilizzate la farina di cocco perché è quella che assorbe tantissima acqua, magari ve ne servirà di meno. Ovviamente tutte le mie ricette potete adattarle a vostro piacimento, ma soprattutto rispetto a ciò che avete in cucina. Quindi questa è la consistenza dell'impasto, quindi molto molle. Adesso andiamo a metterla nella tortiera. Utilizzo questa a cerniera. Mamma, mi fai vedere il trucchetto della tortiera a cerniera, della carta da forno quadrata? Mi fai vedere il... Sì,
trucchetto della carta da forno tonda. Subito. Vai. Lo pieghi a metà per lungo. Ancora a metà. Perché questo? Beh. Puoi parlare, mamma. Ah, poi dopo lo ripeti. E siamo a posto, dammi le forbici. Ah, ok. In quindi 8. Fa un conetto. Sì, poi... ma in modo da vedere. Ok. Da vedere cosa? Da vedere dove finisce tutta l'orlatura. Okay. Allora mi metto così. Poco so- ma è grande così, ci beh, sta insomma, dopo casomai la ritaglio ancora. E gli dai un pochino il tondo. Certo. Adesso sei eccessiva. Beh, perfetto! È perfetto! Sì, esattamente. Grande madre. Grazie! Che influencer. Trucchetti di mamma fashions. Quindi... allora... no, ragazzi... che profumo. Perfetto. Adesso la sbatto un attimo per farlo andare fino in fondo e la metto in forno 180 gradi, 40 minuti, 50 minuti, poi ve lo dico. Devo aprire il forno prima. Voilà. Ciao amica. Ciao. Ciao ciao. Cucina bene, grazie. Ta 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 ta. Guardate che crosticina che ha fatto. L'ho lasciata cuocere tantissimo, tipo un'oretta, 180 gradi. Ha fatto la crosticina fuori e dentro sembra bella morbida e forse a tratti bagnata. Adesso voglio lasciarla raffreddare, voglio che si rapprenda un pochino e poi passiamo al taglio. Ma dal profumo e dall'aspetto sembra strepitosa. Strepitosa. Yes. È giunto il momento del taglio e dell'assaggio. Bella densa e bagnata, come piace a me. C'è un taste testing. Devono godersela anche loro. No. No, attimo, lui non c'è verso. Ogni volta che siamo fuori, mangiamoli insieme. Che pensi, poi... io davanti ho un pezzo di torta e non posso mangiare. Ricaduta! Ottima. Buona, davvero. Leggera. Si sente il cocco. No, il cocco si sente tantissimo. Sono forse i cacchi che non si sentono dentro, però... è vero. Buona. Invece lo smart working, smart eating, questo? No. Ah. Si chiama mukbang. Esiste? Che senso? Esiste, sono gente che si fa il video mentre mangia e parla. E la gente li guarda mangiare essenzialmente. Ma si può parlare con la bocca aperta? No. Quindi non so quanto okay. Parla. In realtà forse sta anche zitto e non parla. E tu li guardi mentre mangi. Come mangi? Come mangiare con qualcuno? Beh, noi lo facciamo. Buona, davvero buona. Però secondo me fa tutto il cocco rapè. Che lo senti sotto i denti. Sì. Mm. Sì. Dopo averla provata ieri per merenda, la sto provando oggi a colazione. L'ho stratificata con yogurt greco e messo sopra la mia salsina al cacao, perché il cacao e il cacao stanno molto bene insieme, ragazzi. Bomba, bomba,